sblocchettare i biglietti. La divido a partire? Che cazzo di merda? Manca, 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 ti mancava la paluta, giusto l'ultima. Ah, la tua elemento, la tua elemento, manca proprio l'uomo. Ma ci da fare. Con chi c'era e con quattro. Ma perché il corello lì? Che lì è... Saluto a tutti in questa cornice splendida, in questa festa splendida che raggruppa due realtà del territorio, non solo sanfrontese, di paesano dell'Unione, ma anche di Saluzzo. Siamo appunto in quel di Saluzzo, grazie, ne approfitto per la disponibilità dell'amministrazione comunale di Saluzzo che ci ha prestato questa bellissima struttura per poter ottemperare a ciò che la festa chiede, la festa della società polisportiva Valle Po, società polisportiva che è cresciuta notevolmente dagli anni di partenza, dai tempi di Paesano e Sanfron, si è unita in un solo gruppo e adesso oltre a essere calcio è anche pallavolo, quindi penso che i numeri e il rumore e la presenza di bambini e di persone determini ciò che è stato fatto, il lavoro che è stato fatto. Questo mi induce a ringraziare il presidente Cicco Pischedda in primis, anima e corpo di questo movimento che ha portato ad unire appunto più realtà. Io penso che non si possa che essere felici da amministratori di un momento del genere, basta guardarsi attorno per capire dove si è finiti e dove si arriverà, perché questa è una base che potrà continuare. Grazie a tutti. Buon Natale e buon anno a tutti quanti. Allora, ciao a tutti, io sono Cicco Pischedda, sono il presidente della società polisportiva dilettantistica Valle Po.
Siamo qui oggi alla festa di Natale della nostra società e come vedete ci stiamo divertendo e cerchiamo di chiudere in bellezza un anno che ci ha dato molte soddisfazioni. Quest'anno sia come settore giovanile che come prima squadra abbiamo ottenuto degli ottimi risultati sia in termini di numeri che in termini anche di risultati sportivi, oltre che in termini di aggregazione, come vedete tantissime famiglie, tantissimi bambini che si divertono. Oltretutto quest'anno c'è stata la novità del volley, abbiamo creato il nostro settore volley che ha avuto anch'esso un successo straordinario. Quindi che dire, oggi ci godiamo la festa, questo per noi è un passo molto importante, vedete i bambini passano mentre io sto parlando, a suggello di tutto quello che è il nostro lavoro e ripeto il successo che stiamo ottenendo è veramente enorme. Quindi ringrazio tutti e un saluto a tutti e let's go Valle Po. Hanno dato supporto a questa squadra sia gli sponsor sia i sindaci. Facciamo prima un piccolo discorso introduttivo. Innanzitutto grazie a tutti per essere venuti, una folla così vi assicuro che dà veramente delle grandi soddisfazioni. Oggi siamo più di 540 persone, circa 200 ragazzi, tra i 200 e i 250 ragazzi e rispettive famiglie. Questo per noi è il raggiungimento di un obiettivo che forse è l'obiettivo più importante al di là di quelli sportivi, perché l'obiettivo dell'aggregazione per una società come la nostra, che è una società di vallata, ha sicuramente le priorità rispetto ai successi sportivi che sono pur importanti. Quindi grazie a tutti di aver partecipato da parte della società Valle Po. Prima di partire vorrei lasciare la parola ad Adriana in rappresentanza della squadra del volley, che è stata forse la miglior sorpresa di quest'anno perché hanno avuto un successo incredibile, noi li abbiamo sostenuti, loro ci stanno aiutando tantissimo nell'organizzazione degli eventi come oggi. Il successo è direi clamoroso, sia in termini di numeri che in termini poi anche di seguito da parte delle famiglie e degli sponsor. Quindi lascio la parola ad Adriana, a cui farei un grosso applauso in rappresentanza di tutto il volley. Auguri a tutti per un felice Natale ed uno strepitoso 2019.
Ringrazio ovviamente anch'io il Press che ci ha accolti in questa nuova realtà, quindi con la nostra avventura. Ringrazio tantissimo le famiglie, sia degli atleti sia dei dirigenti che ci seguono e ci supportano in ogni cosa. E poi vorrei dare un messaggio a tutti i ragazzi, non soltanto alle ragazze del volley. Quello che io ho pensato di dire a voi è questo: indossate sempre le vostre divise quando siete sui campi con un grandissimo orgoglio, portatele con fierezza, perché non sono dei semplici indumenti, sono frutto del sacrificio di tantissime persone, a partire dagli sponsor che ci aiutano e che ci danno supporto, quelli delle vostre famiglie, il vostro lavoro, gli allenatori che vi supportano. Quindi dovete averne molta cura e portarle in giro, facendo sì che tutti vedano che sono le divise di ragazzi che si divertono, giocano e fanno dello sport il loro motivo di vita. In più vi vorrei dire ancora questo: quando siete sul campo ricordatevi sempre di avere rispetto per tutti ma paura di nessuno, perché siete forti, siete bravi. Quindi auguri a tutti ancora. Mi fa molto piacere la collaborazione, non è solo sportiva, ma saluto con tutta la valle, collabora a livello di amministrazione da anni e stiamo facendo delle belle cose assieme. Mi fa piacere poi vedere una società così viva, serena e bella, con dei grandi numeri, non solo dal punto di vista agonistico. Mi ha fatto molto piacere vedervi in tanti alla messa dello sportivo, e questo vuol dire che sotto ci sono anche dei valori importanti. Io dico sempre che avere dei ragazzi che crescono bene, una società forte, costa di molto di meno che avere invece una società in grosse difficoltà. Quindi complimenti per il lavoro che state facendo come società, come genitori. Tanti auguri, buon Natale e buon anno. Iniziamo con la squadra volley anno 2011-2012, sono le più piccoline. Una bella scatola di ravioli. Io ho detto le bimbe, ma c'è anche un bimbo qua, scusa. Ma 12 del volley, che sono Arianna Barberis, Marta Bracco,